Buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento con il TMV News. Tante le interviste che vi proporremo nel corso della nostra trasmissione. Partiamo subito con Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, che ieri sera è stato premiato al Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme in Toscana. Le sue considerazioni sui nerazzurri, il punto anche sul mercato. Beh, sicuramente mi fa piacere. Trovo che sia un premio, lo hanno definito speciale, in questo caso nella mia specialità c'è la resilienza, visto che sono da tantissimi anni all'Inter e ho cercato di fare sempre del mio meglio, quindi vedere anche che c'è la possibilità di ottenere un riconoscimento così prestigioso fa sicuramente piacere. Io devo tanto all'Inter, sono qui da molto, ho fatto praticamente una carriera intera qui, è una cosa anomala, quindi la specialità sta nel fatto che proprio dopo 25 anni sono ancora qui a difendere i colori nerazzurri. Ha sentito Lautaro dopo la vittoria? No, l'ho sentito durante il mondiale. Dopo la vittoria c'è stato, come era giusto che sia, da parte nostra una serie di messaggi che ha avuto un po' con tutta la società, i suoi compagni. Poi penso che sia ancora a recuperare dalla sbornia dell'altra sera, come è giusto che sia, e a godersi i tifosi, la nazionale, la sua famiglia. Poi per l'Inter ci sarà tempo dopo un po' di riposo. Ecco, sta per ripartire il campionato, che seconda parte sarà? L'Inter incontrerà subito il Napoli, sarà fondamentale in chiave scudetto? Partita importante, fondamentale visto quante ne mancano, direi di no. Poi è normale che bisogna da subito iniziare bene e per questo ci stiamo preparando in un certo modo, c'è grande determinazione, c'è motivazione, la squadra sta lavorando già da qualche giorno insieme, la vedo assolutamente allineata a quelle che sono le idee che devono avere in testa tutti i calciatori, lo staff e la società. Dobbiamo cercare di recuperare più punti possibile, poi a marzo-aprile vediamo dove saremo arrivati e tireremo un po' le somme, una partita alla volta. Ecco, la situazione di Skriniar, c'è ottimismo sul suo rinnovo? Ma ottimismo sempre, perché per chi fa questo lavoro non può alzarsi la mattina e non avere ottimismo. Stiamo negoziando, stiamo parlando, abbiamo fatto un'offerta che ritengo importante. E ora bisogna soltanto prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage facciano le dovute riflessioni. Quello che mi fa piacere è constatare la professionalità, la serietà che ha Skriniar tutti i giorni durante gli allenamenti. Questa è la cosa più importante. È un ragazzo stramotivato e assolutamente concentrato sull'Inter. Poi per quanto riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando e lui si deve occupare, come giusto che sia, soltanto del campo. Direttore, perché il 4 gennaio rinizia il campionato, ma anche il mercato? Un mercato per i giornalisti, ma per gli operatori penso che sarà molto più facile. Noi abbiamo una squadra che considero assolutamente competitiva. Il vero mercato sarà fatto attraverso i rientri di Brozovic, di Lukaku, di un Lautaro stramotivato dal Mondiale, di un Correa che finalmente dovrebbe cominciare a star bene anche fisicamente. Lo considero un mercato importante perché parliamo di tre campioni, quelli che non abbiamo avuto, soprattutto legato a degli infortuni di Brozovic, Lukaku e lo stesso Correa, che hanno tolto alla squadra delle opportunità e delle risorse. Avere anche loro sicuramente ci dà delle armi in più. Direttore, come lo ha ritrovato Lukaku da un punto di vista fisico e mentale dopo il Mondiale? L'ho ritrovato bene, assolutamente motivato, sa che adesso è un'altra pagina. Il Mondiale era una cosa che apparteneva alla sua nazionale, al Belgio, a lui, è andato come è andato. Ora, quando torni dopo una vacanza e sei all'Inter, devi pensare solo all'Inter. E io vedo un Lukaku assolutamente concentrato sul suo lavoro e su quello che deve fare col club. L'ultima. C'è anche Cosenza nell'elenco dei giocatori che diceva che saranno utili per la rincorsa. Assolutamente sì. Io sto rivedendo in questi giorni il Gosens dell'Atalanta, quello con una gamba importante, ma soprattutto perché ora sta bene fisicamente. È stato fermo tanto, ha fatto fatica a ritrovare la condizione, ha trovato poi anche davanti un Di Marco che sta dimostrando di essere un giocatore che sta facendo benissimo e quindi ha lasciato magari anche poco spazio ad un giocatore importante qual è Gosens. Noi abbiamo due giocatori per ogni ruolo, sono tutti forti, tutti competitivi e sono convinto che anche Gosens troverà lo spazio che merita e farà bene da qui alla fine dell'anno. Ecco, l'ultimissima, che Onana vi ritrovate e qual è anche la sua situazione? Ma Onana è già qui con noi da una settimana, sta lavorando bene. Noi non parliamo di cose della nazionale, io credimi non ho nemmeno chiesto cosa è successo, non mi interessa. Sono cose che ho letto, cose che ho sentito, però quello che mi interessa è vedere Onana concentrato sul lavoro all'Inter. Siccome questo è quello che sta facendo, a me va bene così. Di mercato e non solo si è parlato in questa intervista a Davide Nicola, il tecnico della Salernitana, anche lui premiato al Trofeo Maestrelli.
Sì, ma intanto effettivamente basterebbe già quello che hai detto tu per spiegare l'orgoglio, il piacere, ma anche la gratitudine nel ricevere un premio del genere. Mi sono fatto 5 ore di macchina, ma ne avrei fatte anche 10, perché parte la cornice veramente stupenda. È proprio il premio in sé che mi attrae, che mi piace, anche se mi spiace dirvi che io sono solo il massimo rappresentante e con me porto molte più persone di quello che uno possa pensare. Parto dal presupposto che gli allenatori hanno sicuramente un vantaggio e quel vantaggio poi si tramuta in svantaggio quando le cose non vanno sempre bene, quindi noi rappresentiamo comunque anche altri. Quando c'è da fare bella figura e presentarsi e ritirare i premi veniamo molto volentieri, quando c'è da prendersi delle colpe e accettare determinate cose lo facciamo altrettanto volentieri, perché questo è il nostro ruolo. Detto questo, io credo che questo premio vada a coronare un percorso dell'anno scorso che probabilmente ha intrigato, anche perché è stata una splendida storia da raccontare, e credo che il 7%, quindi termine coniato da Walter Sabatini, che saluto davvero con grande affetto, sia stato perfetto. E in quel 7% però secondo me c'era una percentuale illimitata di persone che non vedevano l'ora di venire al campo, sia per allenarsi o a vedere la partita, quindi della nostra gente, senza avere delle aspettative che non fossero produttive. Questo a me ha colpito la storia dello scorso anno, oltre che ovviamente una rincorsa incredibile, ma proprio il gusto di misurarsi andando al di là di ciò che poteva sembrare effettivamente anche un potenziale fallimento. Invece ci è andata bene. Ecco, che seconda parte di campionato sarà? Come avete lavorato per riprendere alla grande? Quindi mi hai già riportato quest'anno e io ti ringrazio per questo, perché ovviamente fa piacere, ma è il passato. Quest'anno siamo partiti cercando di poter produrre gioco e risultati da subito e credo che i ragazzi abbiano dimostrato di aver fatto questo. Credo altresì che forse per la prima volta ci sia, a parte forse il contesto in cui scoppiò la pandemia, dove ci fermammo per davvero molto tempo, però credo che sia la prima volta che ci sia una sosta così lunga e da questo punto di vista è chiaramente la preparazione comunque non differisce troppo dagli standard che ormai abitualmente si utilizzano in tutti i campionati. C'è un confronto continuo tra i vari tecnici, tra i preparatori atletici, tra tutte le aree di staff tecnico e medico, e quindi chiaramente questa preparazione, dal momento che poi effettivamente siamo rimasti fermi 15 giorni e quindi si perde pressoché un 10-15% della forma fisica, debba essere impostata ovviamente facendo gli stessi lavori, ma privilegiando quello che sono velocità, potenza e capacità di rientrare subito in forma utilizzando molto di più la palla. Si aspetta una Salernitana ancora più forte grazie al mercato, oppure teme di perdere qualcuno? No, io mi aspetto che questo premio che ritiro io stasera per tutti quelli che rappresentano insieme a me la Salernitana sia una considerazione, sia molto semplice, ossia: la Salernitana al secondo anno consecutivo nella sua lunga storia di club, ma di Serie A non siamo ancora riusciti ad avere una storia altrettanto lunga, e quindi bisogna essere secondo me molto molto intelligenti, sapendo che in Serie A è un attimo perdere i confini, è un attimo trovarsi in difficoltà, che bisogna mantenere sempre un'umiltà assoluta, la consapevolezza che noi siamo una squadra che dovrà lottare proponendo comunque gioco, perché questo è il nostro, è la nostra voglia, mantenendo lo spirito che ci ha contraddistinto l'anno scorso, perché secondo me questo è il punto che fa la differenza. Quindi le aspettative ci devono essere nella crescita personale individuale, nel voler fare sempre meglio quello che già si sta facendo, senza avere dei connotati che possono sviare da quello che effettivamente è il nostro obiettivo, cioè riuscire a salvarsi il più velocemente possibile. Si parla di un filo diretto di mercato, no, tra Salernitana e Fiorentina. Io le faccio dei nomi, poi veda lei. Le faccio: Gollini, Zurkowski, Benassi, Ranieri. Sono stati fatti diversi nomi, ecco, che magari fanno al caso vostro. Io credo che ormai nel calcio di adesso tutte le società siano in relazione da questo punto di vista. Ci sono due mercati, questo inizierà un secondo mercato che
che è quello che ovviamente avviene dopo un tot di partite. Ovviamente ogni squadra ha dei giocatori che magari ha utilizzato meno, altri che chiedono più spazio, situazioni magari legate a stati di forma o a cambiamenti anche di idee, tattiche o quant'altro. Quindi è normale che i giocatori che sono in procinto di poter cambiare anche maglia vengano messi in questo calderone. Noi siamo consapevoli che la squadra che abbiamo ci piace, che siamo contenti dei ragazzi che abbiamo preso all'inizio dell'anno e che ovviamente ci saranno delle situazioni per poter migliorare o perché qualche giocatore ci chiederà di avere degli interessi diversi, prenderemo in considerazione tutto, soprattutto lo farà il nostro direttore, il nostro presidente. Noi completiamo la preparazione perché il mercato finirà molto tardi e inizierà tra un po', e quindi dobbiamo farci trovare pronti per quello che sono le dinamiche riguardanti la nostra squadra. Ecco, per quello che può dire, comunque la porta va rinforzata, si è parlato di Berisha, anche di Sirigu, per quello che può dire. Anche qui i nomi vengono fatti, ma vengono fatti da dei lavori che sono importantissimi come siete voi, però non è che poi tutto ciò che viene detto corrisponda sempre. Al di là dei nomi comunque la porta va rinforzata? No, al di là dei nomi credo che noi abbiamo subito un infortunio di Sepe, ovviamente Sepe sta, è il nostro portiere titolare, sta sicuramente migliorando, è possibile magari poterlo recuperare anche prima, sicuramente se qualcuno dei nostri portieri andrà via lo sostituiremo con un altro. Che non ha pensato nel vederlo protagonista al mondiale col suo Senegal, lei che di fatto lo ha avuto dalla scorsa estate? Ma molto orgoglioso per noi, siamo molto orgogliosi di lui perché è comunque una vetrina importantissima e credo che da questo punto di vista lui abbia davvero avuto un'esperienza gratificante e stimolante. Per noi Dia ovviamente ha dimostrato di essere un giocatore molto importante, lo abbiamo già riabbracciato, ha ripreso ad allenarsi, l'ho visto sereno, l'ho visto motivato. E a lui adesso il compito di completare la forma fisica per cercare di darci quella mano che ci ha già dato nel primo inizio di queste 15 partite. Adesso occupiamoci di uno dei talenti dell'Empoli, Fabiano Parisi, oggetto del desiderio di tanti club in Serie A e non solo. Le sue parole a margine del trofeo Maestrelli, anche lui era tra i premiati. Sì, è un trofeo importante e sicuramente mi dà mi fa molto piacere, per me comunque mi dà un'ulteriore soddisfazione a migliorarmi e a dare sempre di più. Che stagione è quella dell'Empoli che sta tra l'altro riniziando? Sì, l'Empoli ha sempre mantenuto questa filosofia e continuiamo così. Sappiamo che adesso inizia per me, diciamo, inizia un nuovo campionato e abbiamo fatto un'ottima preparazione e cercheremo di dare il massimo. Invece da un punto di vista personale, che stagione è stata fino a questo momento per te e che cosa ti aspetti da questa seconda parte? Sì, io inizialmente ho sempre avuto problemi di preparazione per qualche acciacco fisico. Questo è il primo anno dove sono riuscito a fare un'ottima preparazione e sto andando forte e penso di continuare così. La nazionale resta un obiettivo concreto? Sì, è sempre stato il mio sogno e spero che diventi un punto fermo. Che è la tua impressione su questo stop, diciamo, in mezzo alla stagione? Secondo te un bene, un male? Vi ha fatto bene ora fermarvi e fare questa sorta di seconda preparazione? Che impressione hai avuto dal dentro, ecco, di una squadra? Sì, sapevamo che comunque c'era questa piccola pausa per il mondiale. Comunque abbiamo terminato con due vittorie con il Sassuolo e con la Cremonese in casa e cercheremo di continuare così e spero che comunque l'obiettivo dell'Empoli è quello della salvezza e di raggiungere il prima possibile. C'è il rischio un po' di staccare la spina o c'è modo adesso appunto di ritrovare, di ricalarsi subito nella parte? No, su questo sicuramente abbiamo un ottimo allenatore per quanto riguarda a livello mentale, che comunque ci tiene sempre su e durante gli allenamenti ci andiamo sempre al massimo e niente, questo è. Senti, si parla di te anche in chiave mercato, e, insomma, ci sono le big su di te, c'è anche la Fiorentina, che effetto ti fa?
nessun effetto, certo mi fa molto piacere che comunque ci sono questi grandissimi club che mi seguono, però io adesso sono concentrato sull'Empoli e poi per quanto riguarda il calciomercato se ne parlerà a giugno. Invece qual è il segreto dell'Empoli nel lanciare i giovani, visto che l'ha sempre fatto, anche quest'anno lo sta facendo? Non sono io a dirlo, l'Empoli ha sempre lanciato grandissimi giovani e sappiamo che comunque c'è dietro tanto lavoro, lo staff è di grandissimo livello ed ogni anno escono fuori calciatori importanti e giovani importanti. Senti, che hanno detto i tuoi compagni che sono stati convocati per questo stage con Mancini? Sono contenti? Che sono emozionati? Insomma, come l'hanno presa? Sì, sono molto contenti comunque essere convocati per uno stage con Mancini, con la nazionale, è sempre un'emozione. Gli ho detto di dare sempre il massimo e poi le soddisfazioni arrivano. A quante squadre allarghi la lotta a salvezza, Fabiano? Di quante sono coinvolte in questo momento? Il campionato è ancora lungo e ci sono tantissime battaglie, tantissime partite, ci sono ancora tantissime partite. Non so dirti precisamente quali sono le squadre, ma penso che tutte le squadre daranno sempre il massimo e alla fine si vedrà. Prima comunque non ho capito alla fine qual è il tuo idolo. Il mio idolo è sempre stato Messi, è un giocatore straordinario, sono un fan di Messi e per me ieri quando ha vinto il mondiale mi sono emozionato. E nel tuo ruolo invece qual è il tuo idolo, a chi ti ispiri? Beh, è sempre stato Roberto Carlos, oppure sì, è sempre stato Roberto Carlos, questo è stato il mio idolo, diciamo, tra virgolette. Il campionato del mondo, la Serie A che sta per ripartire e tante altre valutazioni nel corso di questa intervista a Sara Benci, volto di Sky. Io mi sento onorata di ricevere questo premio. Poi trattandosi della Toscana c'è anche un trasporto particolare per me, quindi sono ancora più felice, però questo è un premio molto, molto prestigioso e quindi sono stata ben lieta di venire a ritirarlo. Sono da poco conclusi i mondiali, l'Argentina ha meritato questo titolo? Secondo me sì, ha meritato, si è visto un Messi diverso, un Messi stavolta più leader, si era sempre detto che gli mancasse proprio quell'aspetto, invece stavolta c'è stato, c'era la squadra che giocava per lui e alla fine, in finale c'erano le squadre più forti, però l'Argentina ha fatto meglio quando è stato il momento decisivo, anche se poi sul finale se non avesse parato quel tiro all'ultimo il portiere dell'Argentina forse poteva essere un racconto diverso, però giusto così. Che scoria lascerà questo mondiale sulla seconda parte del campionato, a tuo parere? Beh, secondo me sarà strano ritrovarsi, perché parlando proprio di Argentina e di Sud America è veramente un campionato che è di apertura e clausura adesso, e quindi la seconda parte vedremo che giocatori ritroveremo, la preparazione che hanno fatto e i reduci del mondiale chissà come saranno, perché magari c'è, paradossalmente, come dice Spalletti, quelli che hanno giocato di più potrebbero non aver perso il ritmo partita e magari regalare delle sorprese in attese. A proposito di Spalletti, comunque insomma il Napoli sembra avere grandi chance per poter vincere questo scudetto. Come si dice in questi casi, lo può perdere solo lui, perché con il vantaggio che ha accumulato nella prima parte del campionato dovrebbe esserci un crollo. Però è anche vero che abbiamo visto per esempio la Juventus che sembrava data per spacciata e invece ha avuto una bella reazione nella ultima parte del campionato prima della sosta. È anche vero che anche l'Inter è in forma, quindi bisognerà vedere se saranno tutti a disposizione oppure se dopo la sosta ci sarà qualche brutta sorpresa per qualcuno e questo potrebbe far cambiare gli equilibri. Ecco, in questi giorni ci ha lasciato Mario Sconcerti, che è stato un punto di riferimento assoluto anche per Sky. Come lo ricordi? Mario è stato veramente un maestro, perché noi eravamo una redazione molto giovane e quindi c'era bisogno di qualcuno che ci insegnasse, che ci guidasse. Noi eravamo dei cronisti, lui era un opinionista, il primo vero opinionista che ha avuto Sky e che ci ha fatto capire che il nostro mestiere è tanto altro. Poi era un piacere averlo, io l'ho avuto come ospite tante volte e lui sapeva comunicare a tutti davvero,
aveva anche le sue contraddizioni, lui si infervorava ed era un uomo di passione veramente quando faceva il suo lavoro, però era grandissimo anche a telecamere spente, era un piacere andare a cena, io ce l'ho avuto al mio matrimonio ed era l'uomo di compagnia anche in quell'occasione, lo è stato, lo ricordo con tanto affetto. E dunque con il ricordo di Mario Sconcerti da parte di Sara Benci siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.